Raffadali celebra come secondo storica tradizione la festa del lavoro in occasione del 1° maggio. Conferenza stampa al municipio. Il 1° maggio è una festa storica per il comune Raffadali e da un paio di anni che la vogliamo dedicare all'ecologia, all'ambiente e al lavoro. Per i risultati che ha raggiunto Raffadali e i cittadini di Raffadali, e insieme a loro vogliamo festeggiare questo grande evento perché siamo riusciti a coniugare il lavoro nell'ecologia e nell'ambiente, con il rispetto di quelle che verranno dopo di noi, che troveranno un ambiente e un territorio pulito e salubre. Il programma quest'anno è molto ricco, anche perché il 1° maggio è di martedì, quindi abbiamo avuto la possibilità di sfruttare il sabato, la domenica e il lunedì. Ci saranno 3 manifestazioni di tanto rispetto, ne parlerà dopo di me il presidente della Proloco, che è stato uno che insieme con il Comune ha collaborato per organizzare la manifestazione. Abbiamo Franco Simone che garantisce una fascia di età un pochettino più alta, poi abbiamo Moreno per il 1° maggio per fare in modo che i giovani possano festeggiare con i Camurria che tra l'uno e l'altro ricolleteranno i cittadini raffadali. Gli appuntamenti salienti sono appunto Sapore in Piazza, che è giunta alla 2ª edizione, che promuoviamo con le eccellenze del nostro territorio e espongono le nostre aziende, le migliori aziende che sono state presenti al Vinitale, alcune aziende e altre aziende produttrici di mandorle e pistacchio. Noi abbiamo una grossa produzione di mandorla, circa 10.000 quintali, e di pistacchio circa 2.000 quintali. Produciamo la mandorla siciliana, la cosiddetta pizzutella, che c'è una grossa produzione che avviene qui nel nostro territorio raffadalese, e quindi noi domenica alle 19.30 inauguriamo gli stenti con i nostri produttori locali. Poi la festa si articolerà con Franco Simone, sempre il 29, per una fascia d'età, come ha detto poco fa il sindaco, medio-alta. Moreno per quanto riguarda i giovani e una fascia d'età per i ragazzi con i Camurria, un gruppo che proviene da Porto Empedocle ma che ha fatto successo in tutta la Sicilia. La città sicuramente si prepara perché da noi si aspetta tanto e noi faremo di tutto per accontentarli come sempre abbiamo fatto. Nonostante la ristrettezza, noi per il 1° maggio per noi è sacro, quindi perché abbiamo la voglia, la volontà di fare crescere questo paese per dare la possibilità non solo ai raffadalesi quindi di andare a vedere lo spettacolo come tale, quindi visto come ha detto il sindaco abbiamo una fascia di età quindi che copre dai giovani quindi fino ai meno giovani, questo è importantissimo non solo per i raffadalesi ma per chi viene all'Interland.